è la I di inconscio. Inconscio. È un tema a voi caro, no? Caro. Un tema sempre aperto. Beh, io mi viene... L'unica cosa che mi viene da dire, visto che comunque si parla di inconscio, è la domanda: cosa succede quando la materia inconscia viene portata, quando sempre più materia inconscia viene portata a galla, con tutto che la materia, materia, ma che non è materia, però la chiamiamo materia per una trasmodazione, con tutto che la materia inconscia ha un quantitativo abnorme rispetto a quella conscia, se vogliamo. Cosa succede quando sempre più materia inconscia viene portata a galla? Punto di domanda. E lascio il punto di domanda. La materia inconscia è inconscio ciò che vediamo nei sogni? Appunto. Quando poi te lo ricordi e lo porti a galla, ma manca un po' il confine tra inconscio e conscio. Ma anche nel momento in cui lo vivi per immagini, per, nei casi più fortunati, suoni, comunque stai attingendo a un database di occhi che hanno trasmesso segnale, cioè, informazioni che sono state inserite nel cervello, non sei tu, sono informazioni che hai al tuo interno, quindi inconscio, cioè, può essere anche veramente sovrattività del cervello che ti arriva, può essere anche interferenza, non è che è verità perché lo pensi solo quando stai dormendo, quando sei sveglio pensi in maniera diversa, allora lì ti stai negando realtà. Ma per dire, se te lo ricordi, l'hai vissuto? Cioè è una cosa che non rimanda direttamente all'idea, siamo fatti di ricordi? Siamo, cioè... sì, siamo fatti di ricordi. Se non viene, se non c'è la possibilità di ricordarlo, quindi se non c'è la possibilità di trasportarlo dal limite, che è un limite comunque, diciamo, usiamo termini trademark, un limite valicabile, se non c'è la possibilità di trasportarlo e non c'è la possibilità di ricordarlo, è una cosa che è indagabile o rimane proprio inconoscibile? E tutto ciò che rimane inconoscibile potrebbe essere inconscio, però per renderti conto che c'è devi trasportarlo fuori, devi andarlo a pescare, e quindi diciamo che è proprio ignotezza, vuoto, buio, alterità, tutte cose che non ti appartengono fino a quando non le trasporti, o comunque non del tutto, ma comunque vicino al limite tra inconscio e conscio. Quindi per questo parlare, quando parliamo di inconscio e stiamo parlando di cose comunicabili, stiamo comunque parlando di conscio, quindi di fronte all'inconscio io ho, per questo dicevo, ho punto di domanda, cose che non so se sono nostre, cioè nel senso non so dirti se le cose che stanno nel mio conscio sono mie, perché non le ho ancora assimilate, non sono ancora mia esperienza, sono lì che magari ribollono, ma non sono ancora state, non sono ancora rese utilizzabili. È come se fossero di tutti. Il mio inconscio non è mio, è probabilmente anche l'inconscio di qualsiasi persona, un mega lago da cui tiri fuori le cose, e forse lo stesso lago da cui tirano fuori le cose tutti, forse è buio, non si può sapere.